dovrebbe essere partito. Allora, partiamo dalla spalla. Io ho fatto, ora vi dico i centimetri che ho fatto dal giro braccio alla spalla, sia nel davanti che nel dietro. Appoggiata, ecco. Ho interrotto la registrazione perché mi sono appoggiata con la maglia sulla tastiera. Dicevo, lo ripeto, da dove abbiamo fatto la divisione alla spalla, io ho circa 25 centimetri. Li rimisuro, sono 25 centimetri. L'avrei voluto fare un pochino più piccola, ma ho voluto che combaciassero, vedete, i triangoli sulla spalla, i rombi, non i triangoli. Ho voluto che combaciassero i rombi, in modo da poter rimagliare i punti, proprio col punto maglia. Ora io non so se si vede bene, cerco di farvelo vedere. Guardate un po', ditemi se vedete. Vedete? Sembra che siano proprio precisi, ma preciso non può essere perché rimagliando c'è la differenza di mezzo punto. I punti non si vanno a incastrare proprio così, rimangono spostati di mezzo punto. Per cui quando voi andrete a rimagliare punto per punto, avrete questa proprio leggerissima, vedete? È proprio una piccolissima differenza, però non ci si può fare niente, perché se andiamo a vedere gli altri, questo che è durante la lavorazione, vedete che la riga va su diritta e continuata, mentre invece sulla spalla si sposta, non è proprio continuata, si sposta di mezzo punto, però sta molto meglio che non cucita o fissata in qualche altro modo. Io sono arrivata sia nel davanti che nel dietro, dove abbiamo preso i tre punti assieme, dove c'è il gettato, tre punti assieme e il gettato, e ho fatto solo il diritto. Sul dietro, sull'altro pezzo, ho fatto la stessa cosa, ho fatto il gettato, i tre punti assieme e il gettato, e non ho fatto il rovescio in nessuno dei due. Praticamente ho sostituito il rovescio con la cucitura a punto maglia, in modo che, come vi dicevo, questo unione si veda il meno possibile. Se io avessi fatto rovescio da una parte, rovescio dall'altra, ci sarebbero state in pratica tre righe tra una e l'altra, mentre invece così si camuffa un pochino di più, rimane più nascosta. Qui da questa parte non si vede proprio niente, è soltanto dove si incrociano i due rombi, ma si vede proprio pochissimo. Se non siete in grado di rimagliarla, potete usare la cucitura con i tre ferri, la conoscete? Sì, no, sì, no, no, sì. Comunque, c'è un video anche per quello, eventualmente lo metto. In pratica si tratta di fare così, lasciate i punti della spalla sul ferro, i punti del dietro sul ferro, i punti del davanti sul ferro, unite i due ferri, guardiamo un po', ecco. Unite i due lavori così, vedo se riesco a farvelo vedere più o meno, ma c'è un groviglio di fili qui che non ci si capisce più niente. Dal rovescio, si fa dal rovescio. Comunque c'è il video. Unite il davanti e il dietro sui due ferri, così. Io ora sono dal diritto, voi dovreste essere, se metto, aspetta un po', ecco, facciamo così, che così siamo dal rovescio. Combaciate, come se doveste cucire, diritto con diritto, trovate il rovescio di qua e il rovescio di qua. Con il terzo ferro fate come se chiudeste normalmente i punti, prendete un punto sul ferro davanti, uno sul ferro dietro, così, li lavorate a diritto. Assieme, prendete il secondo sul ferro davanti e sul ferro dietro. Lo vedete? Perché io ho il mio nome che mi copre mezzo schermo. Voi lo vedete invece? Prendete, lavorate il secondo punto a diritto e accavallate il primo punto lavorato proprio come se chiudeste i punti così. Viene bene anche facendo questo lavoro. Punto davanti, punto dietro. Lavorate a diritto e accavallate il primo sul secondo. Dicevo, viene bene anche così, soltanto la cucitura tira un po', rimane molto più tesa. Essendo una maglia
che ha la manica che cade, secondo me sta meglio rimagliata, perché vedete, ha tutta l'elasticità del lavoro. All'altro modo non ha elasticità, rimane dura. E ho paura, ho timore, che quando poi attaccate la manica, essendo che qui tira un pochino e qui invece davanti e dietro si lascia andare, la manica vi fa un po' di punta, viene un po' su. Però è un'idea mia, perché non l'ho fatta e quindi non ve lo so dire. E questo per quanto riguarda la cucitura. Ad ogni modo, credo da qualche parte di avere un video anche per la cucitura. Volevo dirvi un'altra cosa per la cucitura. Nel caso non riusciste a arrivare alla conclusione dei due rombi perché è troppo lunga o perché è troppo corta, non ha importanza. Potete andare avanti ad aumentare, cioè andare a fare più righe o farne meno, purché il davanti e il dietro siano uguali. Perché mettiamo che voi finiate con i 5 punti centrali del rombo. Se dall'altra parte abbiamo i 5 punti centrali, cucendolo rimane precisa allo stesso modo. Vedete, fa così e poi così, si stringe e si allarga. Però i forellini combaciano perfettamente. Se da una parte ne mettete 5 e dall'altra ne mettete 7, vi fa questo lavoro, cioè non combacia niente. Si vedono pochi da una parte, tanti dall'altra, e allora sta proprio male. Per cui, se non riuscite ad arrivare al rombo completo, almeno che siano uguali davanti e dietro. I punti devono essere gli stessi, spalla davanti e spalla dietro, perché altrimenti di nuovo non combaciano. E per la spalla mi sembra di avervi detto tutto. Comunque, se poi avete difficoltà, mi scrivete e lo vediamo di volta in volta. Per la manica, invece, il problema è questo, che 25 centimetri per un giro manica sono un pochino tanti, anche se la manica richiede abbastanza larghezza. In più, i punti lavorati, cioè i giri lavorati in orizzontale, corrispondono a meno, cioè per riempire tutti i punti, per riempire tutte le righe ci vogliono meno punti. Se io ho fatto, mettiamo, 20 righe e raccolgo 20 punti, i 20 punti sono molto di più rispetto alle 20 righe. Anche quando ho fatto un campioncino, generalmente i centimetri sono più in larghezza che in altezza. Quindi voi cosa dovete fare? Dovete raccogliere tutti i punti, non lasciarne fuori nemmeno uno che avete intorno alla manica. I miei erano 130 più o meno, ora non ricordo con precisione, ma erano 130. Ho raccolto tutti i punti, ho fatto un giro a diritto e nel corso del primo giro ne ho eliminati una trentina. Sono arrivata, ciao Simona, sono arrivata a un centinaio di punti. Con 100 punti, come vedete, la manica combacia, perché a dire la verità ne avevo presi di più. Ieri quando sono andata a Knit con Simona, infatti ne avevo fatta di più, manica l'ho disfatta, non sei l'unica a disfare, Simona, vedi? Visto anch'io. E poi ieri sera sono venuta su e vedevo che qui la manica mi faceva questo lavoro rispetto alla spalla. Erano proprio tanti i punti, allora ho disfatto e ne ho eliminati tanti da arrivare a un centinaio di punti. Quindi in 25 centimetri io ho raccolto più o meno, cioè ne ho raccolti più di 100, ho raccolto tutti i punti, nel corso del primo giro li ho ridotti a 100. Più o meno ho fatto 3 punti lavorati, 1, 2, 3, 4 e 5 assieme. Ne ho tolto uno ogni 5. Ogni 5 punti sono diventati 4. 1, 2, 3, 4 e 5 assieme diventano 4. E così direi che va abbastanza bene. Poi, oltre a questa misura, dobbiamo anche dare un po' di... In genovese dicono gaibu, in italiano un po' di forma. Il gaibu non so, ci sono parole in dialetto che poi è difficile tradurre, perché gaibu potrebbe essere un po' di stile, un po' di forma, insomma un po' di accompagnamento, chiamiamolo accompagnamento. Vedete la manica? Io ho calato parecchio, perché altrimenti mi sarebbe venuta proprio diritta così e è troppo larga, fa proprio malloppo qua sotto. Allora, i primi giri, poi vi dico quante ne ho diminuite. Ho cercato di dare un po' di
sotto ascella di giro iniziale, si vede bene? Aspettate che ho fatto uno dei miei disegni famosi che nessuno capisce. Ecco. Guardiamo un po' se si vede, così magari si riesce. Si vede? Lo vedete? Ho fatto, invece che venire giù diritta e diminuire gradatamente, qui ho diminuito tanti punti, due punti tutti i giri, poi vi dico quanti sono, due punti tutti i giri, poi due punti un giro sì o no, giro no, poi sempre due punti ogni quattro, poi ogni sei e poi adagio adagio andrò a diminuirne sempre di meno per dare un po' di movimento alla manica. L'importante è che all'inizio ne chiudiate tanti da dare questo giro, altrimenti poi qui sotto vi fa proprio malotto. Il problema più grosso, perché queste sono tutte sciocchezze, anche perché riesco a dirvele, il resto, quello che vi dico adesso l'ho fatto io, ma non è detto che a voi venga allo stesso modo, è centrare il disegno. Perché per centrare il disegno bisognerebbe, in base ai moduli che voi avete fatto, questa è una mania mia perché voi sapete che io la mania delle finiture vado a vedere il pelo nell'uovo, poi potete farlo come volete, ma io la mania, chiamiamola precisione, che poi è da vedere se è precisione. Allora, io mi sono detta, se il davanti, noi abbiamo dei rombi grandi chiusi e dei rombi piccoli, scusate. Allora, si vede? Mettiamoci la mano sotto. Ecco, abbiamo il rombo piccolo che è chiuso e il rombo grande che invece rimane aperto. Per centrare la manica, io mi sono detta, parto dal mio centro davanti. Se nel centro davanti ho il rombo chiuso, nel centro manica farò il rombo chiuso. Se nel centro davanti ho il rombo aperto, nel mio giro manica farò un rombo aperto. Ecco perché vi dico, io non posso dirvi, perché dipende da quanti moduli avete fatto, chi ce li ha pari, chi ce li ha dispari o meno, quindi dovete con tanta pazienza mettervi lì e tirarvi fuori lo schema, ma basta che voi partiate dallo schema esattamente come siete partite per la maglia, però i conti non dovete farli da inizio ferro, perché l'inizio ferro lo avrete nel sottoscella. Quando iniziate a riprendere i punti intorno alla manica, partirete dal sottoscella, perché se rimane un punto un po' più molle, se rimane il filo d'inizio poi da assicurare, sotto l'ascella non si vede. Non potete partire dalla spalla che si vedrebbe. Quindi dovete, con tanta pazienza, prendervi il punto centrale della manica, vedere bene lo schema da dove partite e con i marcatori mettervi tutti i segni dove andrete a fare i tre punti assieme. Perché anche qui sono partita, si vede? Sì, ma ti vedono, se non te ne fai niente, vieni. Mio marito che mi chiede se può entrare, basta che sia vestito. Allora, dove ero rimasta? Ah, qui. Dicevo, io sono partita dalla manica, due punti assieme e un solo forellino. Il giro dopo facciamo due punti assieme, un forellino, un punto, un forellino, un gettato e di nuovo due punti assieme. Quindi sono partita dal giro dove c'è un solo forellino, in modo che il rombo mi rimanga completo. Però ripeto, perché io ho un po' queste manie? Se vi porta problema starvi a fare tutti questi conti, partite da dove volete partire e come viene, tanto il punto non è sbagliato. L'unica cosa che i punti non sono esatti per avere uno schema completo circolare. Ad esempio io, se guardate qui nel sottascella, ho molti più punti. Allora si riesce a vedere, ecco. Un rettangolo è qua, l'altro rettangolo è qua. Qui ci sono più punti, non sufficienti per farne un altro, però tanti per passare, diciamo, nascosti. Però nel sottascella è dove noi, sotto braccio, è dove noi andiamo a chiudere i punti, a diminuirli per dare la forma della manica. Per cui se voi nel sotto manica vi rimangono tanti punti diritti senza disegno, senza schema, meglio, perché intanto poi li andate a chiudere. Quindi l'importante è che siano
qui sopra, a me sono venuti tre rombi, se non sbaglio, uno, due, tre. Penso che più o meno verranno tre rombi a tutti. Se doveste avere lo spazio sufficiente per fare un quarto rombo qua sotto, io vi consiglio di non farlo. Lasciate tutta maglia rasata in modo che quando fate le diminuzioni vi crea meno problema, perché altrimenti vi trovereste a un certo punto dove avete da diminuire i punti per dare la forma alla manica, da fare l'accavallato, i due punti assieme, il gettato vi creano problema, intanto rimane sotto e intanto è destinato a sparire, per cui nella parte sotto, che siano di più, che siano di meno, fatevelo tutto rasato via. L'importante, sempre se vi va di andare a cercare il pelo nell'uovo, che partiate col rombo proprio sulla spalla centrale. Quello secondo me è molto più importante che non averlo qua sotto. I punti che io ho chiuso sotto, ho diminuito e sto diminuendo, li sono scritti, poi magari li scrivo anche nella spiegazione. Una volta che ho unito i punti, cioè che ho raccolto tutti i punti, ho fatto un giro tutto a diritto, diminuendo i punti per portarli a un centinaio. Se sono 101, 102, 99 non succede niente. Tanto, come vi ho detto, nella parte sotto rimane tutta maglia rasata. Quindi averne uno di più, uno di meno non vuol dire niente. Una volta fatto quel giro e portato i punti a 100, ho fatto per 4 giri, tutti i giri ho diminuito 2 punti, posizionandomi, penso che si veda, vedete, nei due punti centrali. Questi due punti centrali sono quelli sui quali faccio da una parte, li prendo assieme, dall'altra faccio l'accavallato semplice. Si riesce a vedere? Questi. Quindi per 4 volte ho tolto un punto tutti i giri. Per 3 volte ho tolto 2 punti, scusate, 1 e 1. Ho tolto per 3 volte ho tolto 2 punti ogni 2 giri. Per 2 volte ho tolto 2 punti ogni 4 giri, in modo da non fare così e così, ma da dare un pochino di giro. Non ho segnato altro perché non sono andata avanti, ma siccome a occhio mi sembra che la misura della manica possa andare bene, dopo i 4 giri, 2 volte ogni 4 giri, passerò a 6 e poi a 8. Anche lì dovete vedere un attimino voi. Io ho il braccio abbastanza grosso, per cui ho bisogno di un po' più larghezza. E poi qui posso stringere di più. Se voi avete le braccia piccole, anziché farne soltanto 3 o 4 volte ogni uno, ogni 2 punti, ne farete un pochino di più, tanto da arrivare alla misura del vostro braccio. Mi sembra cosa vi devo dire ancora? Mi sembra di avervi detto, no, mi pare di avervi detto tutto. Per quanto riguarda la spalla e la manica vi ho detto tutto. Ora, se volete, aspettate che io interrompo la registrazione, oppure la interrompo perché poi c'è confusione e poi potete riaccendere e farmi le domande.